i cosplayer di Ostia Comics di domenica. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi, perché ragazzi oggi domenica ci vediamo qui, stiamo qui a Ostia Comics, perché tra poco ho visto alcuni cosplayer che gli devo fare un paio di domande, qualche domanda un po' così, e quindi già ne ho viste là un paio, li ho visti e ora gli vado a rompere le palle pure a loro, vado a rompere le palle, però ovviamente come al solito non prima, che già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutto questo che deve fare sempre, dai, e qui ovviamente come anche gli altri video scorsi ricordatevi che sotto al video dovete commentare quale cosplayer vi è piaciuto di più in questo video, va bene ragazzi? Quindi andiamo subito, che lì ho visto un par di cosplayer che devo rompere e balla anche a loro. Personaggio è il tuo, dillo, non te vergogna. Come? Faccio un nemico. Cazzo amico, sì. Tu invece sei? Jinx? Sì. Jinx, lei è un jeans. Perché avete scelto sti personaggi, raga? Così, perché mi piace. Perché te piace, tu invece perché hai scelto questo personaggio? Mi piacevano i capelli. Ti piacevano i capelli, tu che non c'è, no, non sono i capelli tua questi. Senti una cosa, gli dai un voto a lei da 1 a 10 al suo cosplay, fa un po' a stronza. 10, è bellissima. 10, che carina, è bellissima. E tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10 al suo cosplay? Che voto gli dai? 1000. Infinito. Allora raga, con tutti questi alti voti altissimi, raga, damose un bel abbraccio del gruppo. Fantastici raga, siamo con l'Enfant de Veron Maria Pia. L'Enfant de Veron, che cosa? Lo so, mi sono scelto uno scioglilingua come nome. Sempre scusa. È uno scioglilingua. Tu invece sei il Conte Iacula. Sì, certo. Fatti vedere più che non te se vede. Che cosa c'hai in testa? C'hai un pennone. Vedi. Ma che cosplay è il tuo? Spiega un po' che cosplay è il tuo. Gundam Tanaga di Danganronpa. Vabbè, amo. Ragazzo, conoscete, scrivetelo nei commenti. Senti, perché hai scelto sto cosplay? Perché mi piace il personaggio. Perché ti piace il personaggio? Cioè, non è che voleva fare uno che gli stava sulle palle. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Allora, tra l'altro è Gundam. Sì, Gundam, vabbè, Kazuichi di Gundam, non lo sapevo. Lei è Gandalf? No. Tu sei Gandalf, ragazzi, se stiamo un po' a confondere. Quindi, dai un bocio a sto Gangarompa, Gandalf, come cazzo si chiama? Dagli un voto da 1 a 10, che bella 11. Stronza, devi essere stronza, no, però, 11. 11. 11. Tu invece? Cazzo, anche io 12. Le banane proprio. Senti, ma cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay adesso? Cioè, cos'è che potresti fare meglio? Adesso? Adesso, questi giorni, insomma. Mi fa schifo, lo voglio di stare. Che cos'è? Oddio, non l'ho visto, faglio vedere bene, vedere. Che cos'è? Un criceto, che cos'è? Sono degli animaletti, sono. Ah, vedi, sono tutti gli animaletti che potresti. Li prendi veri. Che te rossicano là. Tu invece cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay? Cambiarlo tutto, fa schifo. Raga, commentate qua sotto se per voi il suo cosplay è da cambiare e fa schifo. E ci tutti questi voti altissimi, raga. Damo sempre l'abbraccio del gruppo. Allora, raga, siamo con Luffy, e tu sei? Nami, come a Roma si dice Nami e poi continua una parola, una mignotta. E tu perché hai scelto questo personaggio? Boh, perché mi piace sia esteticamente che di carattere. Sia di carattere che esteticamente. Sì. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Amo esteticamente, emotivamente tutto. Senti, famo una cosa, dagli un voto a lei da 1 a 10. Che voto gli damo? Ovviamente 10. 10, che carino, Se vede lungo. Tu invece, Debla, fai la stronza come Nami, che Nami è un po' stronza. Dai un voto a questo Luffy da 1 a 10. Che voto gli damo? 3 e mezzo. 3 e mezzo.
Un po' troppo stronza. Perché? Per cos'è che non ti piace, che potrebbe fare meglio questo Luffy per aumentare il tuo voto? Esatto. Come? Lei ha fatto la parrucca, lei mi ha truccato, quindi. Allora che cazzo, te lo sei data da sola, zi? Quindi cos'è che devi rifare meglio del suo cosplay, insomma? Cos'è che non ti piace? Il carattere. Il carattere, sei un po' stronzetto, Luffy. Sei un po' stronzetto. Vabbè raga, famo la pace, famo la pace. Diamo sempre l'abbraccio del gruppo. Raga, siamo con, chi sei tu, Wolverine, con vedo sti artiglioni. Vega. Fa vedere gli artigli, fagli vedere gli artigli. Vega di Street Fighter. Vega di Street Fighter, raga, voi se ci avete giocato a Street Fighter, commentate qua sotto nei commenti, fa vedere gli artigli, che è molto simile a Wolverine, possiamo dirlo? Abbastanza. Ma perché c'è questo personaggio? Perché era il mio preferito di Street Fighter. Tu ci giocavi sempre a questo personaggio? Sì. Perdevi o vincevi? Zi, di la verità, zi, di la verità. Perdevo. Va bene, perché c'è gli artigli? Perché c'è gli artigli, si fa vedere gli artigli, quello è figo gli artigli, è figo. Ma cos'è? Rosa. È la rosa, una rosa, questa è la rosa rossa. La rosa si tira agli avversari. Tu gliela tiri agli avversari e quelli combatti. Certo. Li cogli così. Senti, cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay? Ma. Mangiare carbonara. Mangiare carbonara. Che cazzo c'entra? Vabbè. Raga, votate qua sotto nei commenti da 1 a 10. Che voto gli date a sto Vega? Fate più lontano. Fate vedere bene quanto è bello sto Vega. Mi raccomando, raga, non fate i stronzi. Coniglia, vi è qua, coniglia. Allora, raga, siamo con... Tu chi sei? Miruko, tu invece sei? Ayoshino. Ayoshino. Perché hai scelto questo personaggio? Beh, perché diciamo mi rispecchia un po' in base alle sue passioni. Siccome lei è un idol, io so anche cantare. Sai, diciamo, cantare? Sì, dopo sì, ce lo fai vedere al palco. Certo, allora, raga, certo. Tra poco ve faccio vedere. E quindi perché sai cantare? C'è questo personaggio. Sì, esatto. Ma mi ci rispecchio più che ci altro. Ci ti rispecchi. Sì, tu invece perché c'è questo personaggio? Ma sinceramente... Perché sei una coniglia. No, perché anche se essendo un coniglio sa essere cazzuta. Sai essere cazzuta? Tu fai la gara? A me sì. Dai. Allora, sì, ma... La vedremo nella gara. Senti, dai un voto a questo bel cosplay. Che voto da 1 a 10? Da stamattina gli ho chiesto le foto. Oh, che carina. 10. E tu invece dagli un voto a lei da 1 a 10? Non si può dare un voto perché è perfetta. È perfetta, quindi... è perfetta così. Allora, raga, tutto questo amore, questa amicizia, raga, diamo sempre l'abbraccio del gruppo. Siamo con Child Tartaglia di Genshin Impact. E tu invece sei? Lumin di Genshin Impact. Io avrei detto che era tipo quella dei Cavalieri dello Zodiaco. No. Ci assomiglia un po', ci assomiglia. Guarda che io viaggio per le galassie, quindi. Quindi c'è posta. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Allora, perché mi piace e perché volevamo fare qualcosa insieme. Partecipate alla gara? Sì. Senti, dagli un voto alle da 1 a 10, però deve essere bella stronza, mi raccomando. Va, no, cattiva proprio. Che voto gli diamo? Ma come posso dare un voto? Che basta. Voto gli dai un voto. No, non c'ho 3, un voto. 3, diamo un 3. No, l'hai detto dei 3, oh. Me lo ricordo, Te lo ricordi? Tu invece che voto gli dai? Lei? Mille. E allora, raga, diamo quante che voti hai data? 10, diamo 10. No, non ho un voto. No, non classificabile. No. Raga, diamo un bel abbraccio del gruppo.